Dopo tutto quello che ci è successo, vale a dire tre partite fuori casa, noi abbiamo battuto il Foggia, io ebbi a dire dopo la partita che era una grossa squadra, giusto? E mi sembra che oggi ha vinto a Catania 2-0, ho detto che il Picerno non era facile, giusto o no? Abbiamo perso con grande onore a Benevento, abbiamo fatto tre partite, in tre partite abbiamo preso quattro punti. Adesso spero che tutti i sacrifici che abbiamo fatto, i sacrifici di questi ragazzi che sono venuti encomiabili, magari domani arrivano e vanno a lavorare, andranno a lavorare felici, no? Perché fare 7-8 ore domattina devono andare a lavorare per portare il pane a casa e quindi vanno a lavorare felici. Io spero che domenica ci ridiano il campo, ma non per noi, per il popolo di Taranto, no? Io penso che questa squadra è degna di questa città, una squadra giovane, alla faccia di coloro i quali magari che dicevano che noi prepariamo la fase difensiva, la fase difendente, anzi forse quella è la cosa che in questo momento mi fa arrabbiare di più. È una squadra che gioca, che lotta su ogni palla, oggi abbiamo migliorato in maniera devastante anche l'impatto alla partita. Andiamo avanti senza fare voli pindarici, però il viatico è ottimo. Torniamo alla partita, 6 undicesimi cambiati rispetto alla partita di Benevento del Santa Colomba, questo certifica che questo Taranto è una rosa davvero ampia dove sono tutti i titolari e coloro che sono stati chiamati in causa oggi sono stati tra i migliori in campo, l'esempio Panico. Il coraggio consiste nella convivenza della paura senza farsi attanagliare dalla stessa. Cosa voglio dire? Gli uomini deboli rimangono deboli a vita, gli uomini coraggiosi qualche volta riescono ad essere vittoriosi nelle scelte. Cosa voglio dire? Io ho sempre detto che questa squadra penso che l'ho costruita con grande sagacia, con grandi sacrifici, con grande tranquillità e la cosa che ho fatto una rosa profonda. E sapevo che chiunque andavo in campo non era come l'anno scorso, mi giravo in panchina, poverini, non c'era nessuno. Oggi la partita la puoi cambiare come vuoi, anzi sono rimasti fuori gente come Bifulco, come Orlando, come Samele, potrei dirne tanti che non hanno giocato, che non sono entrati, De Santis, e quindi la possiamo cambiare. Quando si fanno le squadre bisogna saperle fare, non bisogna magari prendere il giocatore tanto per prenderlo, per fare la cortesia a Tizio, per fare la cortesia a Sembronio, oppure perché si vedono i giocatori su Transfer Market. La squadra la devi fare e la devi fare anche in funzione di un campionato molto lungo che è questo della C. Al momento i fatti sembra che ci diano ragione, però senza fare voli pindaici, con grande umiltà dobbiamo pedalare. Senti, ti voglio provocare, in 4 partite non hai fatto manco uno 0-0, ma sei tu? Ma io penso che un bravo cuoco deve mettere a disposizione della gente il materiale che ha a disposizione per fare un bel piatto. Io mi sono sempre definito un allenatore razionale, chiedo scusa, anche intelligente. Se hai a disposizione determinati giocatori, oggi per esempio in tante situazioni eravamo aperti, perché? Perché cercavamo il fraseggio, cercavamo la verticale, perché abbiamo la qualità per poterlo fare. Infatti in 2 o 3 situazioni mi sono arrabbiato molto perché anche in vantaggio addirittura sul 3-1, ma anche sul 3-2 eravamo aperti. Questo poi lo decidono, ci sono tanti competenti di calcio in Italia, tanta gente brava, anche a Taranto ce ne sono tanti, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada, senza girarci e andare avanti, sappiamo che abbiamo vinto fuori casa dopo tanto tempo e sono contentissimo, sai perché? Per la gente. Per questi ragazzi, perché è impossibile fare tutte queste ore di viaggio. Guarda, nel tempo di recupero, te lo dico con grande schiettezza, ho guardato loro e magari ho detto anche in quel momento un pensiero alla Madonna, a Padre Pio, ho detto magari non lo farei per me ma farlo per loro, facci vincere, perché poi ritornare a Taranto con 7-8 ore di viaggio, andare a lavorare domani mattina all'alba senza fermarsi è una bella cosa.